di Federica Pavarelli. La città splendente. Edizione AAA. In collaborazione con Avido Alchimista e Anna Barabino. Capitolo primo. Semerald, la città splendente. Satinel aveva sempre pensato che quell'appellativo richiudesse una verità che non tutti vedevano, o almeno facevano finta di non vedere. Non è forse vero che dove la luce risplende più forte, anche le ombre sono più scure? E a Semerald di ombre scure ce ne erano davvero moltissime. Dall'alto di una delle torri di guardia della cittadella, dove si trovava in quel momento, vedeva tutte le luci e tutta l'oscurità che si estendevano sotto di lui. La città era alta, racchiusa in una lunga muraglia circolare, con i suoi palazzi eleganti e signorili così chiari che nelle giornate di sole davano fastidio agli occhi, disposti in un ordine regolare e preciso, sempre più alti via via che si risalivano i terrazzamenti. Più si avvicinava alla cima della città, più una famiglia era di rango elevato, perciò ci volevano palazzi più alti per ribadirne la superiorità, nel caso che a qualcuno fosse sfuggito il concetto. La cima era riservata alla cittadella, il cuore politico della città, dove erano le stanze della famiglia patronale, la cattedrale, le sale governative e la scuola di addestramento dei servi neri, il luogo in cui Satinel era cresciuto. Tutta questa luce e questo bianco abbagliante non bastavano a nascondere ai suoi occhi le ombre più profonde, corruzione, traffici illeciti, giochi di potere. A quante di queste macchinazioni aveva assistito in tutti i suoi anni di servizio? E su quante di queste storie aveva messo una pezza, poi ricucito lo strappo perché tutto continuasse a essere brillante? Il marcio aveva la possibilità di esistere solo nella città bassa, perché solo ai basili era formalmente concesso di essere farabutti, ladri e ubriaconi. I Nevial no. I Nevial erano una razza superiore, elevata, istruita e potente. Ecco perché vivevano nella luce della città alta. Ma questa era una stronzata, e Satinel lo sapeva bene. Tu non sei stanco di tutta questa ipocrisia? Marcus trasalì. Cosa? Satinel si girò verso il suo compagno di ronda. Da quanto tempo si conoscevano? Praticamente da sempre. Erano come fratelli, migliori amici e compagni d'armi. Sorrise pensando che in effetti lo stesso Marcus e tutto l'ordine di cui facevano parte erano in sé un'ipocrisia. I servi neri non avrebbero dovuto avere legami sentimentali o carnali, ma non era insolito che ogni tanto il suo amico, come quasi tutti i membri anziani, si concedesse una scappatella in qualche bordello segreto della città alta. Bordelli che, ovviamente, alla luce del sole non esistevano. Questo era chiaro. Probabilmente stava pensando all'ultima gonnella per cui aveva perso la testa. Dico, non sei stanco di tutta questa ipocrisia? Di tutti i casi che abbiamo risolto, quanti colpevoli sono stati condannati e quante volte invece abbiamo dovuto mettere tutto a tacere per il buon nome di una famiglia o un'altra. A volte proprio non capisco il nostro ruolo. Ci allevano come guerrieri e guardiani, ma in realtà siamo solo... Dio, non lo so nemmeno io cosa siamo. Nella città bassa si ammazzano per un pezzo di pane e non frega niente a nessuno. Al massimo la guardia cittadina fa qualche controllo ogni tanto, solo per far finta di fare qualcosa. Lì se la sbrigano fra di loro e Dio solo sa cosa accade in quelle strade, come se non fossero nemmeno parte di questa città. Noi cosa facciamo nel frattempo? Siamo le balie di gente il cui unico problema è quello di accaparrarsi una casa più in alto. Ma ehi, attenzione, Semerald è la città splendente. Qui non ci sono ombre, qui è tutto perfetto. Marcus rimase qualche secondo in silenzio fissando il suo amico. Poi si alzò. Hai finito? Mio Dio, Sat, per essere uno che parla poco, quando apri bocca gli dai un bel po' di fiato. Rise di gusto, tanto che anche Satinel non poté che sorridere con lui. Non mi prendi mai sul serio. A volte sembra che viviamo in due mondi diversi. Ehi, non dico che non hai ragione, ma... è così che vanno le cose in questa città. E probabilmente in tutte le grandi città del mondo. Il più forte mangia il più debole. L'importante è mantenere l'ordine perché non scoppi il caos. Noi siamo quelli che mantengono l'ordine. Ecco cosa siamo. Sempre il solito Marcus. Capace di innamorarsi di ogni donna che incontrava, ma quanto cinismo nella sua filosofia di vita.
Sai, Satinel, a volte sono io a chiedermi se non viviamo in due mondi diversi. Tu sei un fratello per me e sarei disposto a dare la vita per salvarti, nel caso fosse necessario, ma quando fai così non ti capisco. Non siamo stati noi a fare le leggi in questa città. Né i nostri genitori, né i genitori dei nostri genitori. È così da sempre e forse sarà così per sempre. Non sta a noi cambiare le cose. Noi dobbiamo solo far rispettare le regole. E se ogni tanto ci viene chiesto di chiudere un occhio, che male c'è? A me non interessano i giochi di potere. Che si combattano negli alti palazzi. Che se la sbrighino fra loro. E comunque, anche tu che stai qui a pontificare, non è che in 30 anni ti sei mai allungato nella città bassa a distribuire pezzi di pane, o sbaglio? Punto sul vivo e affondato. Satinel ringraziò il cielo che fosse l'imbrunire. Almeno Marcus non poté accorgersi dell'imbarazzo che gli si era dipinto sul volto. Dai, su, Satinel, non prendertela. Sei un bravo uomo, hai un gran cuore e sei più intelligente di chiunque altro abbia mai incontrato. Persino più di quei papaveroni della cittadella. Essere un servo nero per te è sprecato. È normale che tu ti ponga delle domande e che vorresti di più. Ma questo è. Questo siamo noi. Andiamo. Finiamo la ronda e poi facciamoci un goccetto. Gli batté una sonora pacca sulle spalle, accompagnata da una di quelle tipiche risate contagiose alla Marcus. Si avviarono lungo i bastioni. Il sole era ormai tramontato e le poche fiaccole lungo le mura bastavano a malapena a illuminare i loro passi. Chissà perché lassù non si usavano le luci artificiali. Per fortuna i servi neri non dovevano porsi il problema perché avevano fra i loro poteri quello di vedere anche al buio. Mentre camminavano, Satinel ripensò a ciò che aveva detto il suo amico e non poté che dargli ragione. Lui se ne stava lì a pontificare, a parlare di ipocrisia e ingiustizia. Ma cosa aveva mai fatto nel concreto per combattere tutto questo? Niente. Niente di niente. Non che fosse in suo potere fare qualcosa a livello giuridico. Anche se il suo ordine era di gran prestigio, temuto e rispettato, lui rimaneva una semplice guardia e non aveva nessuna possibilità di influire sulle scelte politiche e legislative del Gran Consiglio. Dal punto di vista pratico, però, avrebbe potuto fare qualcosa, andare nella città bassa, vedere con i suoi occhi, magari aiutare. Certo, aiutare, ma che stava pensando? Era improvvisamente diventato un missionario? Ultimamente stava facendo pensieri sempre più assurdi. Aveva ragione, Marcus. La sua vita era un'altra, il suo ruolo era un altro, era il momento di smetterla di pensare a certe cose e concentrarsi su... Un grido squarciò l'aria all'improvviso. Poi fu di nuovo il silenzio. Da dove veniva? Marcus era immobile, i sensi tesi al massimo, cercando di carpire qualche segnale. Satinel chiuse gli occhi e aspirò a fondo, scandagliò l'aria e lo percepì. Un leggero sentore di sangue, lontano ma inconfondibile. Di là, indicò, verso gli appartamenti patronali. Si mossero veloci e silenziosi come ombre. Marcus non chiese al suo amico come sapesse dove andare, perché era ben consapevole delle sue doti, superiori a quelle di tutti gli altri servi neri, lui compreso. Con pochi balzi, di tetto in tetto, coprirono una lunga distanza e l'odore divenne più forte, ma non perché si stessero avvicinando. Altro sangue, più sangue era stato versato. Satinel lo sentiva. Un nuovo grido di dolore, al quale stavolta si unirono gli schiamazzi concitati della servitù e delle guardie private che si riversavano nei corridoi del palazzo. Satinel sentiva il loro vociare e i rumori venire da sotto di lui, ma non aveva bisogno di fermarsi a chiedere a nessuno da dove fossero venute le grida. Seguendo i suoi sensi, scavalcò l'ultimo tetto e piombò sul terrazzo di uno degli appartamenti patronali. La porta finestra era chiusa e da dentro non venivano suoni, ma era indubbio che tutto fosse successo lì. Adesso anche Marcus percepiva forte l'odore del sangue. Si guardarono per un secondo negli occhi e senza bisogno di dirsi niente, si avvicinarono alla porta finestra. Marcus l'aprì con un lieve tocco di magia e Satinel schioccò le dita creando una luce abbagliante che avrebbe accecato chiunque si fosse trovato nella stanza. Quello che videro li lasciò interdetti per un attimo. Si trovarono nella camera da letto di Praskitel, un tempo patriarca di Semerald, che da almeno una decina d'anni aveva ceduto il ruolo al figlio Temeror. E adesso
non era che un uomo anziano, malato e a malapena saldo sulle sue gambe. Il vecchio era riverso a terra, ricoperto di sangue, il ventre squarciato e le interiora sparse sul sontuoso tappeto che ricopriva il pavimento. A cavalcioni di quell'ammasso di carne stava una figura mostruosa, armata di un lungo artiglio e ricoperta a sua volta di sangue e sporcizia. Un'immagine così orribile non si era mai vista, e per un attimo Satinel pensò che si trattasse di un demonio. Né lui né Marcus si mossero. Un momento di indecisione di troppo, perché appena l'effetto del bagliore si attenuò, la creatura, che non sembrava esserne rimasta particolarmente colpita, si mosse scattando verso una finestra laterale. Satinel fece appena in tempo a registrare che si trattava di un'entità di piccola statura, il cui artiglio si rivelò essere in realtà un lungo coltello. Poi si lanciò all'inseguimento mentre il suo compagno scagliava un incantesimo d'aria nell'intento di bloccare l'assassino, il quale però si era già scaraventato attraverso la finestra, rompendo nei vetri e cadendo rovinosamente di sotto. I due servi neri lo seguirono, ma quello che per loro era stato un semplice balzo, per il mostro era stata una caduta dal secondo piano di un alto edificio patronale. Era messo male, stava rantolando, ma nonostante questo cercò di rialzarsi per fuggire. Stavolta Marcus non perse tempo e, prendendo un sasso da terra, lo lanciò contro la rozza figura zoppicante, caricando il lancio con la magia. Il potente tiro fu preciso e lo colpì in pieno nel mezzo della schiena con la forza di un proiettile. Quello cadde in avanti, ma incredibilmente non era ancora morto. A fatica si rigirò e tese una mano verso di loro. Marcus era inquieto. «Dio santo! Ma cos'è? Perché non muore?» Si sfilò il pugnale dalla cintura, pronto a trasformarlo in una lancia per sferrare il colpo di grazia, perché quell'essere lo disgustava e voleva evitare di avvicinarsi finché non fosse morto. Ma il suo compagno lo trattenne. Stava arrivando una folla di servi e guardie private. Le voci, gli odori, le vibrazioni erano sempre più forti, ma Satinel sembrava non sentirli. Aveva gli occhi puntati in quelli dell'assassino. Non vedeva lo sguardo di un demonio, ma quello di un uomo disperato. Si avvicinò quasi inconsapevolmente. Gli parve di sentire Marcus che gli diceva di fermarsi, ma era una voce lontana e non si fermò. Avvicinandosi notò molte cose. Di certo non si trattava di un demonio, ma un uomo di razza basili, piccolo, anche se più alto della media dei suoi simili e parecchio cencioso. I capelli erano arruffati e la barba incolta. Non doveva essere vecchio, ma sicuramente provato dalla vita. Le profonde rughe gli solcavano il viso. L'odore di sangue era fortissimo, ma oltre a quello percepì altro, un sentore lontano, familiare, di terra e marmo. Quando gli fu vicino si chinò al suo fianco e vide che stava piangendo, ma non per le ferite. Avvertì un dolore molto più profondo che veniva dall'anima e percepì disperazione, ma non un pericolo per se stesso. Così, quando il piccolo Basile lo afferrò per un braccio e biascicò qualcosa, Satinel si avvicinò ancora di più e ascoltò le sue ultime parole. «Viva! È viva! Lei è libera! Trovala, ti prego!» Poi più niente. Dove eravate finiti? Questa era la vostra zona di controllo! Satinel fu ridestato dalle grida di Marcus, che stava litigando con altri due servi neri, Alec e Fabric. La zona in cui era avvenuto il delitto apparteneva alla ronda che per quella sera era stata assegnata loro, eppure si facevano vivi nel momento in cui tutto era già finito. «È scoppiato un incendio nelle scuderie patronali, per questo non abbiamo sentito nulla! Io e Fabric eravamo impegnati a non farlo estendere agli appartamenti!» si giustificò Alec. «Un incendio? Deve essere sceso molto il livello di istruzione dei nuovi fratelli dell'ordine se non sapete nemmeno domare un incendio con una semplice magia dell'acqua!» Fabric emise un grugnito ed era già pronto a dare addosso a Marcus, ma Alec lo trattenne. Sembrava titubante, ma alla fine aggiunse: «C'era qualcosa di strano, le fiamme non si spegnevano!» Marcus non si capacitava. «Che diavolo vuol dire non si spegnevano? Non è mica...» «È stata usata della polvere adamantina.
Sento l'odore sui loro vestiti. Satinel ne era sicuro. Era un odore pungente, inconfondibile, e se si concentrava, ora che il vento era cambiato, poteva sentirlo anche nell'aria che soffiava dalle scuderie. Marcus lo guardò per un secondo negli occhi, non per capire se stesse dicendo il vero. Se Satinel diceva di aver sentito un odore, non c'erano margini di errore, ma per capire se stessero pensando la stessa cosa. Ovviamente trovò la conferma. La polvere adamantina era refrattaria alla magia. Se si spargeva su un oggetto o in un luogo, quello non rispondeva a nessun tipo di incantesimo o formula alchemica fino al suo completo esaurimento. Non era una cosa che poteva formarsi in natura. Doveva essere creata da alchimisti esperti e potenti, ed era proibita a Semerald proprio per queste sue facoltà. Se era stata sparsa nelle scuderie, si voleva che quell'incendio non venisse spento. Un diversivo a prova di servi neri. Le guardie private della famiglia patronale, intanto, avevano creato un cordone attorno alla scena in modo da non far passare i civili. Ogni tanto avevano anche delle idee intelligenti, a quanto pareva, che comunque facevano tutti parte della servitù. Del patriarca non c'era traccia. «Voi due, chiamate il priore e occupatevi di questo tizio. Fate in modo che venga trasportato nelle segrete. Che nessuno lo tocchi finché non arriviamo noi, chiaro? E fate fare un giro di ricognizione alle guardie in tutti gli appartamenti patronali per essere sicuri che non ci siano state altre vittime». Si premurò di ordinare Satinel, ma il fatto che lui stesso non percepisse nient'altro faceva intendere che l'unico cadavere fosse quello di Praskytel. Alec e Fabric annuirono diligenti ai due confratelli più anziani e si girarono verso le guardie per impartire a loro volta gli ordini. Satinel e Marcus ripercorsero velocemente i loro passi e con un salto ripiombarono nella camera del vecchio patriarca, passando per la finestra sfondata. La porta principale era stata aperta. Nella stanza vi erano delle guardie private e il patriarca, che osservava meditabondo il proprio padre così brutalmente straziato. Vedendoli arrivare, alzò gli occhi da terra mentre loro si inchinavano come richiedeva l'etichetta. «Duca Patriarca, siamo spiacenti per l'accaduto. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in tempo per salvare Lord Praskytel, ma abbiamo eliminato l'assassino prima che potesse fare ulteriori vittime». Marcus lo disse tutto d'un fiato, consapevole che il patriarca non si sarebbe accontentato delle loro misere scuse per la morte del padre. «Quello che è successo è inammissibile, inaudito. Com'è stato possibile? Dove erano tutte le guardie? Come ha fatto quel pazzo ad arrivare fino a qui? Possibile che nessuno si sia accorto di niente?» Il tono era aumentato fino a diventare un urlo furioso. Furia, sì, pensò Satinel, ma non certo dolore. Rabbia, disappunto e forse una punta di paura, ma nessuna forma di dolore. Non che Satinel fosse un esperto di legami familiari, lui una famiglia non l'aveva mai avuta. Ma per la morte di un padre ci si aspetta di vedere sofferenza negli occhi del figlio. Pensò che fosse ironico che lui non avesse mai avuto nessuno da piangere mentre vedeva davanti a sé una famiglia che aveva tutto, ma non piangeva per nessuno. Alkitor, il capo delle guardie private, un tipo robusto con un grosso paio di baffi neri, si fece avanti talmente prostrato che se si fosse inchinato un altro po' avrebbe toccato terra con il naso. «Non ci sono scuse, mio signore. È stata una mancanza inaccettabile. Ma un incendio di notevoli dimensioni scoppiato nelle scuderie ci ha tenuti impegnati. Anche i servi neri di Ronda erano con noi e per questo non hanno...» «E come ha fatto un semplice incendio a occupare così tanto le vostre energie? A cosa serve avere un corpo scelto di maghi se si fanno sconfiggere da delle semplici fiamme?» A parlare stavolta era stata Lady Luanna, la madre di Temeror e ormai vedova del povero Praskytel. Dalla porta della camera guardò prima il capo delle guardie private e poi due servi neri a cui era evidentemente rivolta la domanda, ma neanche uno sguardo verso il corpo del marito. Quando i suoi occhi grigi si posarono su quelli di Satinel, lui sentì solo freddo. Se mai c'era stata qualcosa che aveva legato i due coniugi, era stato solo relativo al lignaggio e al potere. Nessun sentimento era stato speso per quel matrimonio e nessun sentimento veniva speso in quel momento per quella tragica morte. «È stata usata della polvere adamantina per rendere l'incendio indomabile», chiarì Satinel.
Il patriarca si limitò a inarcare le sopracciglia. Alchitor invece si agitò visibilmente. Ma cosa dite? Voi non eravate neanche lì. Come potete affermare una cosa del genere? E poi quella roba è illegale, perché mai... Tacete! Lady Luanna avanzò di un passo nella stanza, il volto sempre immobile, ma gli occhi sembravano più attenti. Polvere adamantina, dite. Ne siete certo? Satine l'annuì sicuro. Sentiva l'odore anche in quel momento sul capo delle guardie private che, a giudicare dalla fuliggine da cui era ricoperto, doveva essersi impegnato parecchio per domare l'incendio. Lady Luanna annuì a sua volta, in modo lieve, sempre senza staccare gli occhi da quelli di lui. Se così fosse, è presumibile pensare che sia stato l'assassino di Lord Praskytel a spargerla per creare un diversivo. Per essere una gran signora era parecchio sveglia, pensò Satinel. La vide guardarsi attorno distrattamente, persa in qualche altro pensiero. Poi un'ombra improvvisa le attraversò il volto. Si sa chi sia. Descrivetemelo. Marcus prese la parola. Non abbiamo ancora avuto modo di esaminare il corpo. Lo abbiamo fatto trasportare nelle segrete della scuola nera. Per il momento possiamo solo dire che si trattava di un uomo di razza Basili. Forse uno straccione o un pazzo, a giudicare dagli abiti e dallo stato in cui era. Lo sguardo di Lady Luanna era sospettoso. Ha detto qualcosa? Ha fatto qualche nome? Marcus guardò Satinel per un secondo, appena prima che questo dicesse... No, niente. Nella stanza calò il silenzio. Lady Luanna era molto tesa e non certo perché parlando si era avvicinata al cadavere del coniuge che, anzi, sembrava non riguardarla nemmeno. Guardò i due servi neri per qualche altro secondo, forse per cercare di capire se quello che gli avevano detto fosse vero e non avessero omesso qualcosa. Poi si girò e iniziò a impartire ordini. Ser Alchitor, vi affido il corpo di Lord Praskytel. Mi aspetto che venga trasportato nella cattedrale e venga ricomposto dignitosamente. Che la stanza venga pulita e risistemata. Inutile dire che deve essere mantenuto il massimo riservo su quanto accaduto questa notte, sia tra le guardie che fra la servitù. Usate ogni mezzo perché la notizia non trapeli. Tutti dovranno credere a un decesso per cause naturali. Lord Praskytel era anziano e malato e non c'è nessuna necessità che la sua memoria venga macchiata dall'infame gesto di un folle. Lady Luanna sembrava aver recuperato tutto il suo sangue freddo. Duca Patriarca, abbiamo subito un grave colpo come famiglia e come patriarcato, ma non c'è motivo di credere che sia stato un gesto mirato a destabilizzare il governo di questa città. Piuttosto si può pensare al gesto di un pezzente della città bassa, un povero pazzo che magari sperava di rubare qualcosa di valore da rivendere per qualche litro di vino in più. Satinel si stupì di sentirla parlare in quel modo. Pochi attimi prima era stata lei stessa ad avallare l'ipotesi di un gesto premeditato dato dall'uso della polvere adamantina. Che tutto era fuorché facile da reperire e di certo non alla portata delle tasche di un povero ubriacone della città bassa. Pertanto, vi invito a mantenere la calma e a tranquillizzare la vostra sposa e il vostro erede. Domani mattina annuncerete in pubblico la morte di vostro padre, il Lord Praskytel. Annuncio che seguirà le direttive appena decise. Il patriarca si inchinò alla madre e, senza dire una parola, uscì dalla stanza. Anche Alchitor ne approfittò per allontanarsi e impartire ai suoi subalterni gli ordini da eseguire. In quanto a voi... Lady Luanna si voltò nuovamente verso Satinel e Marcus, che si drizzarono sull'attenti. Vi ringrazio per i servizi resi. Come sempre, i servi neri sono ottimi servitori della città di Semerald, veloci ed efficienti nonostante le circostanze avverse. Mi sembra superfluo aggiungere che la versione ufficiale della tragica fine di Lord Praskytel dovrà valere anche per voi. Mi aspetto che il corpo di quel pazzo scellerato venga distrutto senza indugi e che mai più si parli di questa incresciosa faccenda. Anzi... vi esorto a dimenticare quanto accaduto in queste stanze. I due rimasero interdetti e lei stava già per andarsene quando Marcus intervenne.
Lady Luan, vi ringraziamo per le parole gentili e vi rassicuriamo che niente di quanto accaduto stanotte uscirà da queste mura, ma seppure il colpevole fosse un semplice ladro della città bassa, ci sarebbe da capire come abbia potuto procurarsi la polvere adamantina e come sia riuscito a penetrare all'interno delle mura della cittadella fin dentro le stanze patronali senza essere visto da nessuno. Se potessimo ispezionare i corpi del Lord e dell'assassino e magari visionare più accuratamente la stanza... Non finì la frase, perché venne bruscamente interrotto. Eppure non potete. Il volto di Luan era immobile, lo sguardo di ghiaccio fermo e deciso, ma si percepiva quasi un cieco furore aleggiare intorno alla figura dell'anziana matriarca. Credo di essere stata molto chiara. Il gesto di un folle, un piccolo insignificante Basili, non merita la perdita del tempo e dell'energia degli alti ranghi della città alta. Sarà come se non fosse mai esistito. Non c'è motivo per comportarsi diversamente. E la priorità di tutti noi sarà quella di mantenere l'onore della famiglia patriarcale, così come la stabilità del governo. Li guardò dritti negli occhi ancora una volta, con uno sguardo che non ammetteva repliche. Come voi comandate, Lady Luan? Risposero all'unisono inchinandosi con deferenza. Poi, senza ulteriori indugi, si incamminarono lungo il corridoio che li avrebbe portati fuori dal palazzo patronale. Mentre si allontanavano, Satinel percepì lo sguardo di ghiaccio della donna che li seguiva da lontano, come volesse sincerarsi che stessero davvero andando via senza fare ulteriori domande. Non poté fare a meno di pensare che se qualcosa di chiaro era emerso da tutta quella situazione, era che attirare le fila di quella famiglia, se non del governo stesso, non era certo Temeror. Che ti ha detto quel mostro prima di morire? Oh, non fare quella faccia, Satinel. Alla vecchia hai detto niente, ma io lo so che ha detto qualcosa. Senza necessità di parlare, si erano diretti verso l'esterno degli appartamenti patronali. Tutti e due avevano bisogno di prendere una boccata d'aria. Avevano appena superato i giardini e ora erano nella piazza grande della cittadella. Alle loro spalle non si sentiva nessun rumore, come se niente fosse successo e di tutto quel che era appena accaduto restava solo un lontano odore di fumo che veniva dalle scuderie. In giro non c'era anima viva, a parte i due piantoni al cancello di accesso della cittadella e i due servi neri che avevano preso il loro posto al cambio turno laggiù in lontananza sul lato ovest dei bastioni. Marcus rollò due sigarette e ne allungò una a Satinel, che fumò per qualche istante in silenzio prima di parlare. Non ha detto niente di sensato, a essere sinceri. Stava piangendo e ha biascicato: è viva. Lei è libera. Lei è libera. Trovala, ti prego. E poi è morto. È una frase senza senso logico. Non ti pare? Già. Marcus soffiò una grossa nuvola di fumo mentre sfoderava uno dei suoi sorrisi taglienti. Nemmeno un'ora fa eravamo su quella torretta e tu ti stavi lamentando dell'ipocrisia di dover coprire qualche magagna dei piani alti. E adesso dobbiamo coprire il più grande mucchio di merda della storia delle magagne. Risero entrambi, anche se a denti stretti. Che ne pensi? Per essere un povero ladro Basili, ha dato un bel po' di filo da torcere. Satinel fece un tiro, cercando di riordinare le idee prima di rispondere. Molte cose gli vorticavano nella mente. Niente ha senso in questa storia. Prima di tutto la polvere adamantina. È praticamente impossibile da reperire in questa città, come ben sai, al momento sono solo due gli alchimisti in grado di produrla. Uno sono io, e l'altro è il priore. Quindi deve per forza venire da fuori, e questo la rende ancora più difficile da trovare senza i contatti giusti. E io non credo proprio che un poveraccio della città bassa possa avere quei contatti. Ma soprattutto i soldi per comprarsela. Il prezzo della polvere adamantina è molto alto, ancora di più quando è di buona qualità. Questa ha resistito agli incantesimi di ben due servi neri, quindi direi che la qualità era più che ottima. Marcus annuì, ma rimase in silenzio, aspettando che il suo amico continuasse a parlare. Infatti Satinel riprese. Poi vorrei sapere come ha fatto ad arrivare fino alla stanza del vecchio. Insomma, sai bene quanto me che penetrare le mura della cittadella non è una cosa da poco. E fra guardie private e confratelli è praticamente impossibile passare inosservati.
Capisco l'idea del diversivo, che certo ha attirato la maggior parte degli occhi da un'altra parte, ma una volta entrato dentro le mura, dentro gli appartamenti patronali, non è possibile, qualcuno avrebbe dovuto vederlo. Marcus annuì. E poi uno che vuole commettere un furto, se viene scoperto, tenta la fuga. Non si mette a squartare la gente. Già, una reazione un po' troppo esagerata, non ti pare? Satinel sentiva che molte cose non tornavano. Non riusciva a capire il senso di quello che era successo. E poi non ti sembra strano che di tutte le stanze patronali che ci sono sia finito proprio in quella del vecchio Praskitel? Voglio dire, dalle scuderie a quella camera ce ne sono parecchie, comprese biblioteche, salotti e studi privati in cui avrebbe potuto trovare oggetti di valore senza rischiare di essere sorpreso da nessuno della famiglia a quest'ora della notte. Stai dicendo che quel Basile ha ucciso volontariamente il vecchio? Marcus gettò la cicca e lo guardò un po' titubante. Perché? Concordo con quanto hai detto finora, ma Praskitel era un vecchio decrepito. Era fuori dai giochi politici da un bel po'. Che motivo avrebbe avuto qualcuno per ucciderlo? Avrei capito se avessero ucciso il patriarca, ma il vecchio... Solo un pensiero in libertà. Neanche io saprei trovare un motivo. Ma non ti è sembrato sospetto il repentino cambio di pensiero di Lady Luanna? Un secondo prima è lei stessa a ventilare l'ipotesi di un attacco con tanto di diversivo, un secondo dopo è solo un furto finito male. Nessuno deve più parlarne. La cosa non è mai esistita e pace per il povero Praskitel. Satinel sembrava determinato a trovare una spiegazione e Marcus seguiva i suoi ragionamenti. Hai ragione, anche a me fa uno strano effetto. Posso capire il voler mantenere l'onore della famiglia e tutte quelle belle cazzate lì, ma... Ma sembrava che lei sapesse qualcosa di più, non è vero? Satinel guardò il suo amico dritto negli occhi ed ebbe la conferma che avevano avuto la stessa impressione. Quando le hai detto che l'assassino era un Basili si è messa sull'attenti e ha voluto sapere se l'avevamo identificato e se aveva detto qualcosa. E poi ha subito ordinato a tutti di far sparire le prove dell'accaduto, cadaveri compresi. Marcus era meditabondo. Anche per lui le cose erano poco chiare, ma il suo amico viaggiava a un altro livello. Tutte quelle congetture non gli sarebbero mai venute in mente. Mi sembra una faccenda complicata dalla quale sarebbe meglio tenersi alla larga. Se la vecchia matriarca ci ha detto di dimenticare, forse è proprio quello che dovremmo fare. Mi sembra sia stata abbastanza chiara su quali siano i voleri del priorato. Satinel si girò dall'altra parte. Per quanto potessero essere veri, quando sentiva discorsi così servili non riusciva a sopportarli. Se a farli poi era il suo migliore amico... D'altra parte... Marcus gli tirò una sonora pacca sulla schiena. Ci è stato detto di eliminare il cadavere del Basile incriminato e per farlo dovremmo pur dargli un'occhiata, o sbaglio? Se ci sbrighiamo potremmo vedere di scoprire qualcosa di interessante su di lui, prima che ci colga una propizia amnesia. I due si avviarono svelti verso l'ingresso principale della scuola nera sul retro della cattedrale. Avvolti nei loro mantelli neri e immersi nel buio della notte, allenati a non fare rumore, era quasi impossibile vederli. Si fermarono davanti a una porticina laterale talmente semplice e dimessa da sembrare nient'altro che un'entrata di servizio della cattedrale. In realtà era una porta magica, impossibile da aprire dall'esterno se non si era parte dell'ordine. Marcus si tolse il guanto di pelle nera e pose la mano destra al centro della porta. Una vibrazione di energia si diffuse negli intagli del legno, mentre lui recitava la parola d'ordine dei membri anziani. Nox illuminatio erit, vita voluntaris in morte. Quindi la porta si aprì. All'interno un confratello giovane era di controllo all'ingresso e scattò sull'attenti appena li vide. Nessuno disse una parola e i due gli passarono davanti ignorandolo, imboccando la ripida rampa di scale che scendeva nelle profondità al di sotto della cittadella. La scala scendeva parecchio, immersa nel buio proprio come il corridoio in cui terminava. All'interno degli spazi di passaggio della scuola nera non vi erano luci di sorta per allenare i confratelli alla vista notturna. Satinel ricordò per un attimo quando aveva iniziato gli allenamenti da piccolissimo e ancora la sua vista non era particolarmente sviluppata. Quei corridoi oscuri e freddi erano terrificanti
Eppure erano l'unico posto che potesse chiamare casa. Imboccarono un'altra rampa di scale fino ad arrivare alle segrete. La scuola nera non era certo un luogo accogliente, ma quelle stanze erano il peggio che ci si potesse augurare. Nelle stanze comuni e private della scuola c'era luce. Certo si poteva utilizzare solo in determinati orari, ma era presente. Per i pochi prigionieri chiusi nelle celle delle segrete, invece, la luce non c'era mai. E nessuno di loro era dotato della vista notturna. Chi entrava lì dentro era destinato a una vita di oscurità, freddo, sofferenza e solitudine. Satinel notò ancora una volta che i prigionieri presenti erano tutti basili. Si chiese se le loro colpe valessero davvero quella reclusione terribile dalla quale forse non sarebbero mai usciti. Per alcuni che lui stesso aveva provveduto ad arrestare sapeva di sì, ma per altri... Sentì la rabbia montare pensando che molti Nevial avevano probabilmente fatto di peggio rispetto ai poveracci rinchiusi lì dentro. Ma grazie al buon rango delle loro famiglie erano stati puniti con qualche ammenda. Al massimo costretti a prendere i voti o mandati in esilio nelle residenze di campagna. Come se essere un Nevial fornisse in automatico già un attenuante che potesse mondare dalle colpe peggiori. Alla fine del corridoio con le celle varcarono una porta per trovarsi in un altro corridoio nero sul quale si affacciavano molte porte. Davanti a una delle ultime di queste stava di controllo Fabric, ancora intento a piantonare il cadavere come gli era stato ordinato. «Qualcuno ha toccato il corpo?» chiese Marcus avvicinandosi al confratello che rispose «No, abbiamo fatto come ci avete ordinato. Abbiamo trasportato il corpo passando dal corridoio sotterraneo che porta fino agli appartamenti patronali, poi Alec è andato ad aggiornare il priore. Immagino che fra poco saranno qui». Non c'era tempo da perdere, quindi. Aprirono la porta e si trovarono di nuovo davanti al corpo del Basili. Steso su un tavolo fatto su misura per poter contenere anche i corpi dei Nevial, sembrava ancora più piccolo, come un ragazzino di 15 anni. Satinel si avvicinò e stavolta, sotto le luci della stanza, poté finalmente guardarlo con attenzione. Era un uomo adulto, a prima vista poteva sembrare un vecchio, ma l'impressione, anche quando l'aveva visto morire, era stata che fosse più giovane di quanto dimostrasse. La barba e i capelli erano di un rossiccio scuro, striati di bianco, incolti e sporchi, tanto da sembrare una criniera. Gli aprì la bocca e annusò, ma a parte i denti marci non percepì odore di tabacco né di alcolici. Si rivolse a Marcus. «Dammi una mano, togliamogli questi stracci». Insieme gli sfilarono una specie di giaccone e una camicia, entrambi lordi di sangue, e mentre Marcus frugava le tasche della giacca, Satinel continuò a studiare il corpo. Il fisico era asciutto e le braccia muscolose, sebbene fosse evidente che avesse patito la fame e svolto lavori di fatica. Nel complesso appariva ancora energico. Tutti i dettagli che avallavano l'ipotesi che potesse avere al massimo una quarantina d'anni. Gli prese la mano destra e vide che era ricoperta di calli e tagli, anche profondi, malamente rimarginati nel tempo. Annusandola, sentì l'odore della polvere adamantina, definitiva conferma che fosse stato lui stesso a spargerla nelle scuderie per appiccare l'incendio. «Hai trovato qualcosa?» chiese a Marcus, che nel frattempo aveva frugato anche le tasche dei pantaloni. «Niente di niente. Questo tizio non aveva niente con sé a parte il pugnale», constatò Marcus. Satinel annuì mentre continuava a guardare il corpo. La pelle era molto scura e ricoperta di bruciature provocate dal sole. Era facile dedurre che aveva passato gran parte della sua vita a lavorare all'aperto e con un caldo rovente. Ebbe un'intuizione ricordando l'odore di terra e marmo che gli aveva sentito addosso mentre stava morendo e, mettendo il corpo prono, trovò quello che immaginava. La schiena era vergata da profonde cicatrici di frustate, alcune non ancora del tutto rimarginate, ma la maggior parte molto vecchie. «Dio mio, sembra che l'abbiano passato sulla graticola!» esclamò Marcus. «Questo Basili non viene dalla città bassa», disse Satinel mentre gli scostava i capelli dal collo, mostrando un segno marchiato a fuoco sulla pelle, un cerchio attraversato da un forcone a tre denti. Marcus fece quasi un balzo all'indietro. «La prigione di Mortari!» «Già, gli avevo sentito l'odore del marmo addosso. E deve esserci stato parecchio, guarda!» Satinel le indicò le cicatrici sulla schiena. «Queste sembrano molto vecchie, quasi non si vedono più. Ma queste sono più recenti, al massimo di un mese fa». I due si guardarono negli occhi per un lungo istante.
Non si esce dalle cave di Morteri se non da morti, fece Satinel, come ripetendo una cantilena. Marcus era perplesso. Come diavolo ha fatto questo tizio a uscire di lì? Nello stesso momento, la porta si spalancò ed entrò il priore, seguito da Alec e Fabric. Satinel si era sempre chiesto quanti anni potesse avere quell'uomo. Lo ricordava vecchio sin da quando lui era bambino, e adesso che aveva 30 anni, il priore era sempre vecchio in egual modo. Il fisico era imponente nonostante l'età, e anche se non indossava la divisa dei confratelli ma un lungo saio nero con il cappuccio, era impossibile non capire che oltre al ruolo di sommo sacerdote della chiesa di Semerald, il priore rivestiva anche quello di guerriero. Senza contare che la forza della sua magia si intuiva leggera nell'aria, anche quando non ne stava facendo uso, tanto era la sua potenza. Anche una persona normale, non dotata di poteri, l'avrebbe in qualche modo percepita sulla pelle. «Cosa state facendo?» le apostrofò l'uomo con la sua voce imperiosa. I due si guardarono di sfuggita, poi fussati nella prendere la parola. Succedeva quasi sempre così quando si trovavano in qualche situazione scomoda, dato che il priore sembrava avere un debole per lui, un po' perché era uno dei pochi confratelli senza famiglia, un po' perché era il mago e alchimista più forte che avesse addestrato. Stavamo cercando di capire chi fosse quest'uomo e perché avesse... Ma questa volta il priore non voleva sentire ragioni. Mi risulta sia già stato individuato il perché e il per come. E l'identità di questo straccione di certo non potrebbe in nessun modo interessarci. Le direttive imposte dal priorato sono chiare e ragionevoli. Lady Luanna aveva fatto viaggiare in fretta i suoi ordini se il priore sapeva già tutto, anche perché né Alec né Fabric erano presenti al momento della discussione in questione. Marcus si inchinò appena. «Certamente, padre priore, siamo ben consapevoli del volere del priorato e lungi da noi disobbedire a tali direttive, ma resta il fatto che il Basili era in possesso di polvere adamantina e sarebbe importante scoprire come se la sia procurata. E poi...» Scostò i capelli dal cadavere per lasciare intravedere il marchio alla base del collo. Il priore rimase impassibile, ma con un cenno fece uscire i due confratelli più giovani e chiuse la porta alle loro spalle. Poi si avvicinò al corpo sul tavolo e ispezionò lui stesso il segno inciso con il fuoco. «Morteri!» Lasciò quel nome sospeso nell'aria della piccola stanza, mentre con gli occhi soppesava il corpo che gli giaceva davanti. Poi parve ridistarsi da un lungo pensiero e scostandosi bruscamente dal tavolo fissò i due allievi con uno sguardo intenso nel quale a Satinel parve di scorgere la stessa tensione che aveva visto negli occhi di ghiaccio di Lady Luanna. «Non è possibile fuggire da Morteri e voi lo sapete bene. È logico pensare che questo marchio sia solo molto simile, forse fatto apposta per fingere di avere una storia da raccontare nelle notti di bagordi fra delinquenti. Questo Basili ha brutalmente assassinato un rispettabile membro della nostra società e danneggiato le proprietà del priorato. Magari solo per rubare qualche chincaglieria da rivendere al miglior offerente. So già che entrambi seguirete alla lettera gli ordini che vi impongono il priorato e il vostro patriarca e sommo sacerdote, dimenticando quanto avete visto questa notte. La morte di Lord Praskytel dovrà essere ricordata e celebrata in modo decoroso e degno della vita che ha vissuto. Sono stato chiaro? Adesso andate e fate allontanare anche i due confratelli giovani. Mi occuperò io stesso di eliminare questo essere.» «Come il priore comanda», risposero turbati Satinel e Marcus. Ma il tono del loro maestro non ammetteva repliche, così non poterono che inchinarsi e andarsene.